Cipher TV, CrossFit Seregno, io sono Andrea, oggi lunedì andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Warm up, 100 metri row, 3 giri di 100 metri row, 10 sit up, 5 più 5, kettlebell snatch, 5 per braccio, peso abbastanza leggero, ok? Dopodiché nel primo giro farete da 1 a 3 strict pull up, secondo giro farete 5 keeping pull up e il terzo giro 5 chest to bar. Alla fine di questa sessione farete sempre 5 jump squat ogni volta che finirete i round. Questo per quanto riguarda il warm up. Finito il warm up ci mettiamo subito con un kettle in mano o con un dumbbell in mano per fare Turkish get up. Ci mettiamo 10 minuti per lavorare sulla skills, ok? Così approfondiremo un po' di più il discorso addome e come stabilizzarlo avendo un carico al di sopra della nostra testa. Dopodiché, WOD, 21-15-9, 4 time, dumbbell snatch e calorie row. Gli snatch andranno fatti con 30 kg avanzati, 20 kg 30 kg gli uomini, 20 kg le donne, per quanto riguarda gli avanzati. Secondo lavoro, subito si passa a un altro 21-15-9, sempre 4 time, niente pausa tra i due lavori. Questa volta abbiamo una doppietta composta da burpees, box jump overs e chest to bar pull up. Sempre riguardante gli avanzati, gli uomini saltano sul box da 75 cm, le donne sul 60 cm. Okay. Per quanto invece riguarda gli intermedi, stesso lavoro, l'unica cosa che cambia sono solo i pull up al posto dei chest to bar. Ok? Stessa altezza per quanto riguarda invece i box, ma cambiano invece i pesi dello snatch. 22,5 per quanto riguarda l'uomo, 15 per quanto riguarda la donna. Scaliamo ancora, passiamo ai beginners, sempre stesso lavoro 21-15-9, doppio lavoro sul 21-15-9, ma al posto sui dumbbell snatch, scusate, si passa ad un peso leggermente inferiore, 15 per l'uomo, 10 per la donna, mentre per quanto riguarda invece i burpees box jump overs verranno sostituiti dai box jump overs, quindi niente distensione dell'anca sul box, ma direttamente si salta dall'altra parte anche rimanendo piegati. E al posto dei pull up, che avevamo già scalato negli intermedi, passiamo ai jumping pull up. Per quanto riguarda l'altezza del box jump overs, rimaniamo un po' più bassi, 50 per l'uomo, 40 per la donna.